Sono Valentina, speciale di Movie Player su i Minions. Siamo alla Casa del Cinema di Roma che per l'occasione, come potete vedere dietro di me, questo bellissimo occhietto, è diventata la Casa dei Minions. Eccoli qua. Minions, film prequel, come abbiamo visto ieri in anteprima stampa, di Cattivissimo Me e Cattivissimo Me 2, si scopre l'origine dei Minions e c'è tutta una nuova storia ambientata nell'Inghilterra degli anni 60. E la versione originale, i doppiatori dei nuovi protagonisti, i due nuovi super cattivi, sono Sandra Bullock e John Hamm, e nella versione italiana invece le voci sono di Luciana Littizzetto e Fabio Fazio. Inoltre c'è un narratore d'eccezione, ovvero Alberto Angela, che racconta proprio la storia di Minions, è la voce narrante. All'anteprima abbiamo incontrato i Minions stessi e c'era una mostra, vari quadri famosi della storia dell'arte rivisti in chiave Minions. Ecco cosa abbiamo visto. Siamo con i Minions, ma non parlano, non parlano, neanche tu Bob, non parli Bob, Abbiamo intervistato i doppiatori Fabio Fazio, Luciana Littizzetto e Alberto Angela alla Casa del Cinema. Vediamo prima cosa hanno fatto, cosa hanno combinato durante il photocall e poi cosa ci hanno detto. Buongiorno. Un pochino più tra di voi, per favore. Corali. Al centro. Facciamo un clip. Ho dato la mano a un minion. Chi dei due? Al centro. Da paleoantropologo e scienziato, come spiegheresti il bisogno quasi fisiologico dei minion di seguire il più cattivo del mondo? È una vecchia storia, direi, oppure una vecchia preistoria. Se noi vediamo l'uomo preistorico, non quello del film, che fa una brutta fine, al contrario è sempre stato un animale della savana cinico, cattivo, nel senso che per sopravvivere doveva trovare spazio e fare uccidere prede. Quindi immagino che nella savana l'uomo preistorico venisse visto come un temibile cacciatore, soprattutto nella seconda parte dell'evoluzione. Ed è per questo che siamo qua. Ma questa, come si dice, è la legge della giungla. E i Minion in un certo senso sono un distillato di questa evoluzione, ma in chiave ironica chiaramente, perché cercano sempre il capo migliore ma sbagliano. Sembra una squadra di calcio che cerca il bomber che però non riesce mai che li fa retrocedere ogni volta. Un dettaglio che non ho mai capito bene è come facciano a essere immortali. Vabbè, questo fa parte, diciamo, della creatività, dell'immaginazione. Voi avete più volte detto che ormai siete una coppia di fatto della TV italiana. In questo film siete effettivamente una coppia, finalmente. Coppia disfatta anche. Come è stato? È stato molto divertente, non abbiamo doppiato insieme, perché i doppiaggi sono a piste separate. E non ci siamo ancora mai visti insieme. No, niente, però vabbè, bisogna ogni tanto accettare queste avance, perché così gli faccio credere che è ancora un uomo. Purtroppo ormai da anni ha smesso di praticare. Luciana, tu in questo film sei la super cattiva, la doppi, lei vuole conquistare l'Inghilterra, il tuo personaggio. Se tu fossi la super cattiva del mondo... Sai che lei davvero vuole conquistare l'Inghilterra? Sì, figurati. No, ma lei lo dice... Ma per sai quanto che so bene l'inglese. No, per quello dice, perché io devo imparare l'inglese, come faccio? Devo conquistare l'Inghilterra. Certo, lo dice... No, potrei andare a fare la golf, che sta cercando la regina Elisabetta, una golf nuova, quindi magari lì ce la farei. La nuova golf, sì. Gran Turismo. Sì. Beh, io, insomma, diciamo una... inventerei volentieri una macchina che trasformasse delle gigantesche stupidaggini in frasi di buon senso e la userei continuamente con te, una specie di pacemaker. La userei continuamente con Lucianina, cioè quando lei sta per dire una cosa tu attacchi, attivi la macchina e la frase diventa di senso compiuto. Una cosa miracolosa, non esiste nella vita, non c'è. Ma io non mi ci vedo in un ruolo cattivo,
cercherei di risolvere tanti problemi, diciamo, dei cattivi. Sarei contro i cattivi, ma più di, a parte queste, diciamo, queste frasi un po' fatte, non mi ci trovo in un ruolo di questo tipo. Sono, cercherei in un modo o in un altro di, diciamo, se fossi in un cartone animato farei tante cose, ma nella realtà ovviamente ne farei altre. E team Bob, Kevin o Stuart? Insieme. Tutti insieme? Sì, insieme sono la mia dream team. Di gatti, cioè, preferisci Bob. E tu che team Stuart, sei? Credo. Stuart, credo. Sono Kevin. Credo. Ma sì, perché non so mai bene il nome esattamente. Kevin, Stuart e Bob. Ho capito, però. Stuart. Tre nomi devi ricordare. Uffa! Allora, banana! Oltre alle interviste e alla proiezione stampa del film, abbiamo partecipato anche a una conferenza stampa sul doppiaggio, a cui hanno partecipato sempre Luciana Letizietti e Fabio Fazio. Vediamo cosa è stato detto. Quando c'è la scena finale dove lei è dentro il ghiaccio, la Scarlett, allora toccava trovare questo ambient, cioè quel suono di luna dentro il ghiaccio, per cui ho doppiato, è venuto in mente a fiamma di prendere dei bicchieri e quindi io ho doppiato in questa maniera qua, proprio così si poteva fare bene. Allora mi faceva ridere lei che diceva, mettimi sui bicchieri, mettili giù, mettimi stordi, io sono un idiota, cavolo, tutto così. Vi presento mio marito Herb, inventore, super genio, gran fustacchione. Herb, ecco le nuove reclute, Kevin e Stuart. E quello piccinino carino è Bob. Ehi, forte ragazzi, siete piccoli da matti e molto gialli e io vi adoro. Sei guapo, bello. Vabbè, a questo punto io vado a fare il gaspaccio a casa perché questi sono talmente bravi. No, io sono tanto lunga. No. Il film dei Minions uscirà il 27 agosto al cinema e quindi quella sarà l'occasione per ritrovare tutti i pupazzetti gialli cattivissimi, però che piacciono a tutti. Questo è tutto da Valentina per Movie Player. Alla prossima.